Ben ritrovati da Giuseppe Tamponi, siamo su Casteddu Online, siamo al Poetto di fronte al Lido, anche oggi appuntamento con le auto d'epoca, abbiamo tanti amici, tante auto molto interessanti che adesso vi illustreremo. Abbiamo intanto qui questa splendida auto, l'Aprilia convertibile del 1938, un pezzo unico, uno degli esemplari più belli che abbiamo in Sardegna, una macchina eccezionale tenuta in modo maniacale. Adesso proseguiremo con la rassegna, vi faremo vedere tante auto interessanti. Siamo con Roberto, proprietario di questa bellissima auto, a cui chiediamo gentilmente di darci qualche informazione. Salve, mi chiamo Roberto, sono proprietario di quest'auto dal 2017, è una Jaguar E-Type 4002, prima serie. Ci sono voluti 3 anni di restauro per portarla in queste condizioni. Sono semplicemente un appassionato e ci tenevo perché questo, quando ero ragazzino, fu un regalo di mio papà, un modellino dello stesso colore e degli stessi interni, e quindi io mi ero riproposto da grande di rifare la stessa macchina in originale e sono riuscito nell'intento. Complimenti Roberto, grazie. L'auto è veramente spettacolare, grazie. Piacerà tantissimo, grazie. A tutto il pubblico che vedrà questo servizio. Grazie mille, saluto a tutti. Siamo in compagnia di Riccardo, proprietario di questa bellissima macchina, è molto originale, a cui chiediamo di darci qualche informazione nel dettaglio. Certo, buongiorno. Questa è una MG Midget, una macchina inglese del 1975. La particolarità è che, pur essendo inglese, è stata immatricolata negli Stati Uniti e ha fatto 20 anni a Filadelfia, poi venire in Italia. E quindi ha il cruscotto con miglia e galloni, con le unità di misura, però la guida a sinistra. E quindi questa è molto particolare, molto originale. Sicuramente è un pezzo unico. E ha solo parti inglesi, rigorosamente inglesi. Parti inglesi. Una macchina originalissima che sicuramente attirerà l'attenzione di tutti i nostri ascoltatori. Siamo in compagnia di Enzo, un altro giovane amico di questo gruppo di appassionati protagonisti oggi al Lido a Cagliari. Chiediamo di presentarci la sua bellissima auto. Allora, niente, questa è una Giulietta 1003, anno 81, una prima serie, erano state prodotte circa 60.000 esemplari al tempo, adesso il 1003 è diventato un po' una chicca, e niente, io sono possessore del 2016, la trovai in un museo a Tempio, appena la vidi mi innamorai, quindi... E dal giorno è qua con me, è come se fosse una sorellina più piccola. Complimenti, perché è tenuta veramente bene, seguitissima. Dalle parole di Enzo vediamo quanta passione c'è nel seguire, nel tenere cura massima di queste auto. Ecco una bellissima Citroen 2 cavalli bigrigia. Partecipa a questo incontro di appassionati Citroen e non solo, che questa è una macchina molto originale, molto particolare, anche questa tenuta benissimo. Abbiamo poi questa bellissima BMW 2002, esemplare ormai raro, non ne vediamo più in circolazione, un bellissimo colore metallizzato, anche questa il proprietario è un appassionato, un collezionista, una persona che la tiene in modo maniacale. Una Citroen 2 cavalli special del 1983, un bellissimo colore giallo mimosa, molto particolare, molto evidente, una macchina che attira tantissimo l'attenzione quando viene vista in movimento, tenuta benissimo, tutta originale, con tutti i loro pezzi originali Citroen. Ecco un'altra Citroen, una Dianzei del 1976, con ancora i freni a tamburo, come è uscita dalla fabbrica di origine, bellissimo colore vert bambù, ormai introvabile, macchina assolutamente
originale, che fa la gioia un po' dei collezionisti, perché è impossibile trovarla in queste condizioni. E poi abbiamo qui vicino una bellissima 1100-103A del 1955, tutta originale, iscritta ASI, interni ancora originali di fabbrica, ha tutti i particolari tenuti perfettamente, non è stato cambiato nessun pezzo. Siamo con Massimo, un altro amico che partecipa a questo incontro di appassionati, un incontro spontaneo ma che sta avendo un successo di pubblico veramente notevole. Chiediamo a Massimo di parlarci di questo bellissimo esemplare della Volkswagen. Ciao, allora, questo è un T2, è il 1978, è stato il penultimo anno che l'hanno prodotto in Germania, poi c'è stata la produzione che ha continuato in Brasile. È stato restaurato 2 anni fa radicalmente, è stato completamente portato a ferro, sabbiato interamente sotto e sopra, da un grande, direi, carrozziere lattoniere che si chiama Franco Puddu di Olmedo, vicino al Ghero, bravo, proprio bravo. Non sa bene, quindi. Sì, non ha avuto, non si è risparmiato nel lavoro. Niente, è stato riportato alle sue origini, cioè, diciamo che io ci tengo, lo uso, quindi mi fa piacere averlo in ordine. Poi ognuno ha diversi modi per restaurare questi mezzi, quindi c'è quello che rigorosamente lo riporta all'origine fino alle rondelle, oppure lo personalizza in qualche modo. Ecco, io mi sono permesso qualche licenza, quindi... Hai fatto un restauro radicale? Sì, totale, completamente, sì. E poi hai utilizzato i pezzi originali, sì, per sostituire qualche pezzo, sì, magari, sì, logorato, però sei rimasto fedele, sì, all'impostazione, sì, alla scheda, sì, tecnica, sì, di questa auto meravigliosa. Sì. Complimenti, perché è veramente bello, un pezzo assolutamente importante, direi rarissimo. È molto particolare, molto, sì, simpatico. In queste condizioni forse è raro. In queste, sì, condizioni credo che sia impossibile trovarne altri. Vuoi parlarci del dettaglio delle palpebre? Vedo che è una cosa molto simpatica. Chicche, nelle chicche, insomma. È una chicca, comunque è un accessorio che veniva fornito. Sì, era un accessorio dell'epoca, sì, sì, sì. No, è un colore meraviglioso, è veramente stupendo. Credo che sia veramente un pezzo che attiri simpatia, perché piace, sì, a tutte le generazioni. Le persone che si avvicinano col sorriso, come se fosse, boh, la simpatia, lo chiamano il pulmino dei surfisti, piuttosto che, in realtà io ne ho, è il quarto che ho, ne ho avuto diversi altri e mi ha aiutato quando avevo la scuola di surf. Sì, quindi... un appassionato di lunga data, quindi, sì, conosci benissimo, sì, questo mezzo. E ora ti faccio i complimenti, perché veramente... un mezzo, credo che sia uno dei più belli esposti qui oggi, sono tutti bellissimi, però questo, grazie, è veramente molto, grazie, molto particolare. Grazie, grazie Massimo, grazie, complimenti, a te, ancora. Grazie a te, ciao, ciao. Ecco un altro bellissimo esemplare di auto che partecipa oggi a questo bellissimo incontro, è una Citroen, però voglio dare la parola al proprietario che ci dà qualche particolare interessante. Sì, questa è una Citroen Maserati dell'anno di costruzione, del 1972. La macchina è stata costruita dal 1970 al 1975 e ne sono state costruite 12.000 esemplari. Questa è una caratteristica, è un coupé di lusso che la Citroen aveva voluto fare per prestigio francese. Ha vinto l'auto dell'anno nel 1970, ha un motore Maserati. Per costruire questa macchina la Citroen comprò la Maserati e il motore è un 8V con 2 cilindri in meno, disegnato da, appunto, dall'ingegnere Altieri Maserati. La macchina è stata disegnata da Robert Opron, il mitico Opron. Opron che disegnò poi anche la GS, la CX e altre macchine del gruppo Citroen. E fu uccisa dalla crisi petrolifera del 73 perché
non consumava troppo. Una piccola curiosità che voglio aggiungere per gli appassionati e soprattutto anche per molti appassionati di sport che seguono un po' le mie strisce quotidiane su Casetto Online. Questa macchina, questo modello di macchina, lo ebbe il grandissimo Johan Cruyff. Anche Manlio Scopigno. Quindi abbiamo detto due nomi che uno a livello internazionale, uno per gli appassionati rosso-blu di tutta la Sardegna e di tutta Italia. È una piccola curiosità perché... Anche il batterista dei Rolling Stones. Anche il batterista. È una macchina così originale, così particolare che è stata anche posseduta da persone importanti. Però direi che... È un po' la celebrazione della Grande Française. Della Grande Française. È stata paragonata al Concorde su quattro ruote. Abbiamo oggi veramente un esemplare che credo che difficilmente si veda in giro, è difficile, e ce ne sono anche pochi, ma un esemplare stupendo che può essere esposto anche in un museo. E voglio ringraziare tantissimo il suo proprietario e magari un arrivederci a prossimi incontri con tutti gli appassionati che ci seguono ormai da alcuni mesi su Casetto Online. Grazie. Siamo ancora con l'amico Augusto che anche oggi ci presenta una delle sue macchine, ricordiamo è un grandissimo collezionista di auto storiche, e gli chiediamo un attimo di parlarci di questa. Sì, questa è una Mini, è un esemplare quasi unico in Italia attualmente perché è una cabrio originale costruita da Cabrioni. La differenza è che fecero queste Mini di cabrio con dei fascioni di plastica, invece questa qui ha ancora i parottini in metallo, quindi è proprio la classica e famosa Mini, la piccola utilitaria di una volta. È corredata con pelle Connelly Jaguar e ha tutte le maniglie e anche il volante in radica vera, non laminata, quindi è un esemplare particolarissimo, ripeto, credo che sia unica in Italia in queste condizioni. Grazie. Molto originale Augusto, ti ringraziamo ancora per la tua partecipazione, ormai Augusto è un fedelissimo, è un amico di Casetto Online, lo possiamo... Sono sempre qui. È sempre con noi. Siamo qui con l'amico Dario, un esperto di auto d'epoca da tantissimi anni. Gli chiediamo qualche piccola informazione su questa auto che prima ho già presentato come modello, però approfondiamo con qualche informazione in più. Sì, Lancia Aprilia, cabriolet Pininfarina, unico esemplare al mondo perché comunque venivano fatte a richiesta del proprietario, venivano carrozzate su richiesta. Questo modello, unico esemplare al mondo, 10 anni di restauro, maniacale, comunque è stata ricostruita praticamente da zero, quasi da zero. 10 anni di lavoro e molti pezzi ricostruiti veramente a mano, in maniera maniacale e comunque da veramente da grandissimo un esperto veramente di auto storiche. Grazie Dario per le preziose informazioni che sono sicuramente utili a tutti i nostri ascoltatori e tutto il pubblico che ci segue ormai con questi appuntamenti sulle auto d'epoca. Siamo con Marco, un altro appassionato presente oggi qui al Poetto, a cui chiediamo di parlare un po' della sua bellissima auto, darci qualche informazione utile. Sì. Allora, è una Laffer, costruttore brasiliano, che si è ispirato alla vecchia MG inglese degli anni 50. La carrozzeria è tutta in vetro resina, meccanica Volkswagen, compreso il motore, il 6, che è praticamente quello che utilizza tuttora il Maggiolino. Quindi un motore collaudatissimo, raffreddato ad aria, totalmente. È un bellissimo esemplare, direi assolutamente raro, sì, assolutamente. Forse l'unico. In Sardegna credo che sia l'unica. Un bellissimo colore anche, sì. Colore spettacolare. Ed è tutto originale. Ho visto che ha attirato tantissimo la curiosità del pubblico numeroso che oggi è presente qui sì, a Lido. Non ed è un esemplare tenuto in modo assolutamente impeccabile. Grazie. Dal suo proprietario. Grazie Marco. Grazie delle a tue preziose informazioni. Grazie. Abbiamo con noi un altro amico, Giampaolo, proprietario di questa bellissima auto che sta riscuotendo notevole interesse.
gli chiediamo di darci qualche informazione sull'anno, il modello, qualche caratteristica interessante. La macchina Fiat 1100-103D del 1958, unico proprietario, mio suocero, ed è passata a noi. Cilindrata della macchina 1100, lavori fatti, pochissimi lavori, come chilometraggio non ha raggiunto ancora i 100.000 km, quindi è vecchia sì, ma non di uso, non di uso. Per il resto, quattro posti, e la teniamo conservata in maniera che non abbia danni, ed esce ogni tanto quando deve fare queste riunioni, che non, cerchiamo di non mancare mai. Esce per la gioia del pubblico, che ha la possibilità di ammirare un esemplare assolutamente originale, direi anche unico. E complimenti, perché veramente un pezzo notevole. Grazie Gianpaolo. Grazie, arrivederci. Abbiamo ancora in rassegna una bellissima Fiat 1003 del 1964. Un esemplare assolutamente originale, un conservato. Abbiamo ancora una bellissima Fiat 131, ormai sono rarissime, partecipa a questa rassegna. Abbiamo ancora una bellissima Fiat 500, intramontabili, non possono mancare in questa rassegna di auto d'epoca, le 500. E poi abbiamo una rarissima BMW 520 Alpina, che è una serie speciale, molto particolare, molto originale, tenuta assolutamente in modo impeccabile dal suo proprietario. Abbiamo altre due Fiat 500, molto belle, tenute benissimo, bellissimi colori. Poi abbiamo una nuova Giulia Alfa Romeo, bellissima, un bel color avorio. A seguire abbiamo una Citroen AMI8 bianca con bellissimi interni rossi. Abbiamo ancora una Opel Rekord, colore grigio, molto bella, tutto originale. Abbiamo un altro esemplare originalissimo, molto raro, particolarissimo, Fiat 2003 S Coupé del 1968. È stata un'auto che è stata protagonista in un film molto importante, conosciutissimo, Il Sorpasso. È un esemplare tenuto in modo spettacolare, possiamo inquadrare anche gli interni con il motore. È veramente un'auto splendida, rarissima. Potete notare tutti i particolari, le cromature, un'auto tenuta impeccabile dal suo proprietario, un collezionista di auto d'epoca, un'auto credo che in queste condizioni sia assolutamente unica in Sardegna e probabilmente anche in tutta Italia. Finiamo questo servizio con queste bellissime auto. Voglio ringraziare gentilmente la direzione del Lido, che ha consentito lo svolgimento di questo incontro di appassionati. Abbiamo illustrato oggi tantissime auto, alcune assolutamente esemplari unici, in questo bellissimo scenario qui al Poetto, questo bellissimo posto frequentatissimo. Oggi è stata una bellissima giornata, nonostante il freddo, giornata bella. E voglio ringraziare anche i partecipanti, gli appassionati, questo gruppo spontaneo di appassionati che noi seguiamo molto volentieri con Casteddu Online, e facciamo vedere a tantissime persone queste auto che oggi veramente rappresentano un valore aggiunto per quanto riguarda il collezionismo storico in Sardegna. E oggi vi abbiamo presentato alcuni esemplari assolutamente inediti, delle auto veramente che hanno fatto la storia e che probabilmente riscuoteranno un interesse altissimo da parte del nostro pubblico. Da Giuseppe Tamponi un cordiale saluto a tutti voi e l'augurio di seguirci sempre su Casteddu Online per i prossimi servizi sulle auto d'epoca. Grazie a tutti.